La Star Alessandria si correrà il 4 ottobre, ma le magliette benefiche sono già pronte. Sono 4.500 quelle già stampate e rappresentano un cuore che batte in una foglia, cioè il lato solidale della manifestazione, il cui ricavato sosterrà il progetto Questa è la tua terra contro il degrado urbano di alcune zone della città. Un progetto che sarà avviato in collaborazione col Giardino Botanico, costituendo una squadra di intervento antidegrado formata da detenuti in permesso. Fra i primi interventi programmati, una parte dei giardini pubblici, quella che dovrebbe essere a carico del teatro comunale. Parte del ricavato servirà anche per ristrutturare la scuola di Mitava in Mozambico. Le magliette, al costo di 5 euro, sono state presentate proprio presso il Giardino Botanico, alla presenza del sindaco di Alessandria Gianfranco Cutica di Rivigliasco, degli assessori Kerima Feita, Mattia Ruggero e Pier Vittorio Cicaglioni, di Piero Sacchi, anima della manifestazione, rappresentante con Mohamed Ed Deros dell'ICS, e poi di Roberto Mutti, per i commercianti di Zona Cristo, coinvolta dalla corsa come un po' tutta Alessandria, dalla parte mattutina e la presenza della fanfara dei bersaglieri, tra stand informativi delle varie associazioni cittadine, fino alla mostra Città Paesi Mondo nel foyer del teatro, poi la stracittadella nella fortezza dalle 14:30. Intanto, in attesa della giornata di festa del 4 ottobre, la città ha invitato a portare in giro durante le vacanze il nome della Star Alessandria, indossando le magliette benefiche. Fotografatevi insieme a familiari, amici, animali, questo l'invito. Gli scatti saranno pubblicati dando vita ad una sorta di storia di Star Alessandria Day.